La Reggio Med è rimasta in partita per 90 minuti, sembrava poter raggiungere il pareggio, ma è mancato evidentemente lo staccatore da 16 metri perché come modo di gioco ha disputato una grossa partita. La parola a Felice Cacurri. Sicuramente non abbiamo finalizzato tutto il gioco che abbiamo creato da dietro, anche se devo dire che oggi la squadra non ha fatto un'ottima prestazione. Faccio i complimenti agli avversari per l'impegno e l'agonismo sano che hanno messo in campo e hanno alla fine meritato secondo me la vittoria. Con le forze fresche sopraggiunte soprattutto nel secondo tempo, la Reggio Med sembrava nelle condizioni di poter pervenire al pareggio. E abbiamo cercato di variare qualcosa rispetto allo schema iniziale, però purtroppo grazie anche alla difesa ostica della squadra avversaria non siamo riusciti a raggiungere il pareggio. E sicuramente, torno a ripetere, una prestazione, l'approccio della squadra non è stato il solito ed è giusto alla fine che abbiamo pagato con questa prima sconfitta del campionato. Si consola con le magiche e strepitose parate dell'uomo ragno, il Tarzan, ospite che sulle liane è volato, ha volato meglio di Johnny Weissmuller. È veramente un'ottima prestazione, anche se il ragazzo è stato sfortunato nell'occasione del primo gol, però poi si è ripreso alla grande tenendoci in partita fino alla fine con interventi veramente strepitosi. Tra l'altro era la sua seconda partita con noi e quindi faccio i complimenti, forse è l'unico della squadra ad essersi salvato dal grigiore generale. Non può passare sotto silenzio la grande prestazione della formazione locale. E infatti l'ho detto all'inizio del nostro dialogo, faccio veramente i complimenti alla squadra della Melitese perché ha meritato, è stata messa bene in campo dal mister, sono stati ordinati per tutti i 90 minuti senza rischiare nulla ed essendo sempre primi sul pallone, tipo mettendo in campo proprio la voglia di vincere questa gara. Prossimo match? Prossimo match ci vedrà impegnati con il Bocale, sarà penso la partita decisiva, ancora abbiamo un vantaggio di 2 punti e ovviamente non dobbiamo ripetere la prestazione di oggi, speriamo che i ragazzi dopo la pausa natalizia tipo si possano riprendere da questa sconfitta e continuare il percorso che ovviamente è un percorso di crescita che ci vede impegnati dall'inizio dell'anno, speriamo che a Bocale facciamo una prova diversa da quella odierna. Volevo approfittare, se mi dà la possibilità, di fare gli auguri di Buon Natale a tutte le società e complimenti a voi perché so che seguite il calcio giovanile ed è una bella cosa perché i ragazzi almeno hanno una vetrina importante diciamo, che consente loro anche di vedersi tra di loro, di avere un confronto e vi ringrazio ancora e vi auguro buone feste anche a voi. E ci uniamo anche noi agli auguri. Il dottore Giuseppe Macheda questa sera è veramente contento e soddisfatto sia per il gioco che per il risultato. Buonasera a tutti innanzitutto, sì, sicuramente una partita che mi lascia contento per l'approccio, la voglia, la cattiveria agonistica che ho visto da parte dei ragazzi, perché è quello che fondamentalmente ci è mancato martedì scorso quando abbiamo perso male a Bocale. Io ai ragazzi lo dico dall'inizio della stagione che siamo una buona squadra, un bel gruppo, però bisogna sempre affrontare le partite con la massima intensità, altrimenti il risultato a casa non si porta contro nessuno. Poi capisco pure i ragazzi che in un certo senso più è forte l'avversario, più c'è lo stimolo, c'è la grinta, c'è l'intensità, però per una crescita loro è fondamentale che riescano a capire che bisogna affrontare tutti alla stessa maniera e allo stesso modo. Infatti oggi i risultati si sono visti, al di là della vittoria, cioè non abbiamo concesso nulla perché c'era sempre il raddoppio, la pressione, abbiamo avuto almeno altre 3-4 occasioni nitide per fare gol. Fondamentalmente sono soddisfatto, l'ho detto ai ragazzi, spero sia un punto di partenza per il girone di ritorno che ci permette di affrontare al meglio tutte le gare che mancano da qui alla fine e poi tireremo i conti e vedremo dove siamo arrivati. Mister Macheda, mago della panchina che sta crescendo di settimana in settimana, non era facile battere la capolista che presenta numerosi giocatori anche nel campionato di eccellenza regionale, la Reggio Med?
Sì, indubbiamente era una buona squadra, non è che la scopro io, una squadra che fa campionato d'eccellenza, vertici nei campionati d'eccellenza, quindi i ragazzi al di là che sono bravi hanno dei ritmi elevati perché sono abituati ad allenarsi con gente che fa il campionato d'eccellenza e lo sta facendo per vincere, perché mi sembra si trovi al secondo posto, al primo, non ricordo precisamente. Quindi c'è molta soddisfazione, ma indipendentemente da questo quello che mi lascia più contento stasera è l'intensità e la grinta, l'approccio alla partita che c'è stato da parte di tutti, non mi posso lamentare di nessuno. Eravamo anche in situazione, diciamo, di emergenza, perché un ragazzo sul riscaldamento ha sentito un fastidio, altri due non sono potuti essere presenti, mi viene in mente tipo Nicolò che ha sempre giocato, è un elemento importante per noi e la sua assenza è stata compensata al meglio dalla voglia e dalla grinta di tutti gli altri ragazzi che erano in campo. Una partita che resterà segnata per sempre nella mente, nel pensiero sia dei tifosi e soprattutto dei giocatori di casa che hanno battuto la capolista. Sì, indubbiamente è un risultato che dà prestigio ai ragazzi, soprattutto perché l'hanno conquistato loro, anche alla società, però come ho sempre detto in più di un'intervista, questo è un gruppo che conosco bene, già lo scorso anno siamo riusciti a vincere addirittura fuori casa contro loro, quando loro erano primi in classifica abbiamo vinto mi sembra 3-2, 3-1, ora non ricordo precisamente, e tutto sta là, come si affronta la partita, perché se ci possono essere dei divari a livello tecnico, con la grinta e con la voglia si sopperisce tutto, fermo restando che nonostante ci sono state delle battute d'arresto non mi sembra che la nostra squadra sia inferiore a nessun'altra. La panchina avrà avuto dei meriti perché ha preparato una squadra che ha giocato senza timori riverenziali e sudditanze psicologiche. Quella era la prima cosa che ho detto ai ragazzi, di entrare in campo senza pensare che loro fossero la capolista, una squadra che fa il campionato d'eccellenza, fa sempre campionato di vertice, di andare a giocarci la nostra partita con tranquillità e con voglia di giocare la partita e di aggredire la partita. E così è stato e sono contento di questo, soprattutto per i ragazzi, perché non meritano di fare delle belle prestazioni, perché è un gruppo veramente importante. Buona difesa, migliore centrocampo, ottimo attaccante, è sempre antipatico parlare delle individualità, ma salta all'occhio lo scugnizzo d'oro del calcio locale, quello scaramuzzino veramente imprendibile che ha seminato il panico spesso e volentieri. Vabbè sì, i ragazzi sono tutti degli ottimi giocatori, oltre che degli ottimi ragazzi, e poi ci stanno le individualità, come in ogni squadra ci stanno delle individualità, però Pasqualino ha doti tecniche che sicuramente non fanno parte della categoria in cui si trova, perché sicuramente è di categoria superiore, poi ha la velocità sia nel breve che nella velocità di gambe, rapidità, ma oltre lui ci sono tanti altri, mi viene in mente Gurnari stesso. I due Gurneri, che Peppe ha fatto il primo, Vincenzo che ha corso tutta la partita. Said e Aziz, gli extracomunitari. Sì, ma sono dei ragazzi che si sono integrati da subito con noi. L'uomo ragno Manti. Sì, ma tutti, non è che ci sia uno che si distingue più degli altri, perché si sono aiutati a vicenda. Poi, come dicevo prima, l'individualità c'è e ci sta in ogni squadra e bisogna essere bravi a saperla sfruttare, e penso che oggi siamo riusciti al meglio a fare questo. L'occasione è buona per gli auguri. Sì, di buon Natale e di buon anno. Sì, questa diciamo che era l'ultima partita del 2018, sia per quanto riguarda l'Under che riprenderà mi sembra giorno 8, giorno 10, che per la prima squadra, quindi ora avremo un periodo intenso in cui ci alleneremo, cercheremo di migliorare la nostra condizione e con voi sicuramente ci vedremo dopo feste, e faccio i migliori auguri a voi e a tutti i telespettatori e a tutto l'ambiente calcistico e non di Melito. Radio Studio 95 Melito TV ringrazia e ribadisce a sua volta gli auguri per tutti. Grazie a voi.